Cristian, possiamo dire che è una partita in cui è cominciato tutto male ed è proseguito persino peggio? È iniziata, secondo me la partita era iniziata anche bene, perché i primi 10 minuti, insomma, avevamo il dominio del campo e purtroppo siamo andati sotto a una punizione laterale che è passata, che era anche uno schema che loro avevano già fatto gol su quella punizione lì. Infatti avevamo messo un giocatore in più perché c'era anche D'Andrea davanti ad Arrigoni. Quella punizione somigliava molto a quella di Dubbio. Sì, no, però loro lo fanno, questo giocatore che è molto fuori dal palo, hanno fatto gol, l'ho anche rivisto, e noi proprio per chiudere quella traiettoria avevamo messo anche D'Andrea di fronte, D'Andrea davanti ad Arrigoni. La palla è passata e insomma siamo andati sotto, e lì forse siamo, nonostante avessimo il pallino del gioco, ma non siamo stati bravi a finalizzare, andare alla ricerca della pericolosità, della giocata conclusiva che serviva. Abbiamo fatto tanto mole di gioco, abbiamo tenuto tanto la palla, però concludendo poco, quindi, e anche nelle occasioni che si sono capitate non siamo stati bravi e lucidi, anche come nell'ultima palla di Cisco, dove sicuramente potevamo fare meglio. È chiaro che ci sono anche tanti meriti degli avversari, perché è una squadra che si è chiusa molto bene, è stata molto forte nei duelli, nei contrasti, e quindi insomma ci sono anche i meriti dell'avversario. È chiaro che noi non siamo stati bravi nell'andare a attaccare la porta come magari siamo stati più bravi in altre partite. Ma io, l'atteggiamento è sempre, non c'è un indice oggettivo che ti riesce a testimoniarlo, a toccarlo con mano. La squadra in campo era partita bene, perché i primi 10-12 minuti Montevarchi non aveva passato mai la metà campo. Loro sono molto forti a non farti giocare, a spezzarti il ritmo. È una squadra molto forte nei duelli, ma non con noi, con tutti quanti. Perché nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi, ha fatto anche vittorie prestigiose, quindi è chiaro che è una squadra che nella fase di non possesso è difficile da affrontare, e soprattutto poi se ti scopri sono letali in profondità, in contropiede. Noi lo avevamo anche limitati molto da questo punto di vista qui. Abbiamo rischiato 2 volte nel secondo tempo, quando abbiamo cercato di spingerci oltre, stando anche meno attenti a quelli che potevano essere gli spazi dietro la linea. Però purtroppo, insomma, ci sono, ripeto, tanti meriti dei nostri avversari, e noi è chiaro che dobbiamo fare di più. Mister, il gol è preso dal Teramo, abbastanza simile a quello preso a Gubbio. Sì. Sono calciate bene, oggi è un giocatore che è venuto fuori, molto fuori anche dal palo, e come ho detto in precedenza avevamo messo anche un giocatore in più su quella traiettoria, perché davanti ad Arrigoni c'era anche D'Andrea, però non è bastato. Aumenteremo anche il minutaggio su quelle palle inattive, ma cioè su quelle punizioni laterali là. Però vi assicuro, insomma, che il lavoro ne facciamo, a volte sono, ripeto, anche episodi, però quello che stiamo facendo non basta, perché dobbiamo aumentare magari il livello di attenzione, dobbiamo essere un po' più cattivi nell'andare a chiudere queste traiettorie, perché è chiaro che non so se avete rivisto, ma era una palla quasi innocua, con Giordani che riesce a spizzare molto fuori dal palo, quindi insomma bravi loro, è chiaro che noi dobbiamo fare qualcosa in più. Mister,
ci si è messo anche l'infortunio di Viero a complicarti anche il finale. Sì, no, Viero ha subito un colpo e mi ha chiesto il cambio. E siamo stati costretti a sostituire. È chiaro che avrei voluto fare un cambio diverso per passare magari con un centrocampista in più, un attaccante in più, però togliendo un difensore, ma è chiaro che purtroppo quelle sono cose che capitano, anche perché Viero era entrato secondo me anche molto bene, perché ci stava dando fluidità al gioco in maniera... Aveva aumentato la velocità di palla e era necessaria, visto come il Montevarchi riusciva a chiuderci gli spazi. Mi chiedo se c'è il rischio che questa sconfitta, più che nella classifica, possa intaccare qualcosa dal punto di vista di quelle certezze che un allenatore ricerca sempre, che un gruppo ricerca sempre. Quello dobbiamo essere bravi noi a reagire. Oggi è chiaro che siamo tutti molto dispiaciuti, molto tristi, c'è grande delusione da parte di tutti quanti, perché ci tenevamo a fare un risultato diverso, anche perché un risultato positivo ci avrebbe proiettato in una classifica completamente diversa e verso nuovi orizzonti. Siamo condannati a lottare, a battagliare, ma questo è quello che è il nostro obiettivo, e questa delusione qua bisogna velocemente trasformarla in forza, in spirito di reazione, perché è chiaro che ora ci giochiamo una finalissima a Fermo martedì. Sì, il presidente è venuto a fine partita dentro lo spogliatoio a salutarci. Sì. A caldo sbaglieremmo sicuramente i modi o anche qualche parola. Io non sono entrato al termine della partita nello spogliatoio perché, ripeto, c'era tantissima delusione, e la delusione dei nostri tifosi è la delusione che abbiamo noi. E quindi domani mattina, quando ci rialleneremo, è chiaro che analizzeremo quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo sbagliato, quello che c'è di buono da salvare, se c'è qualcosa di buono da salvare, e ci prepareremo per Fermo, che è una partita straimportante. Ecco mister, la strada verso la salvezza insomma è difficile, un po' l'ho sottolineato anche la curva a fine gara, non rispondendo con i soliti applausi ai giocatori. Sì, guarda, io forse sono stato uno dei pochi che ho sempre cercato di tenere i piedi ben saldi in terra. Cioè, noi siamo una squadra che siamo stati sempre in quel limbo di classifica, e quando dopo 30 partite sei sempre stato lì, è normale che è una squadra, e siamo una squadra che dobbiamo lottare fino all'ultima partita, ma che poi è anche l'obiettivo prefissato di questa stagione. Sappiamo che a volte facciamo le cose e magari facciamo pensare che possiamo fare qualcosa in più. Io ho sentito qualcuno addirittura parlare di settimo posto, ma a me mi sembra completa follia. Cioè, quando una squadra, siamo stati ultimi, poi siamo stati nei play-out, siamo stati nella zona salvezza, noi dobbiamo battagliare e cercare di salvarci prima possibile, senza passare dai play-out. Sono 7 partite che mancano e sappiamo che dobbiamo battagliare su ogni campo, perché come vedete i risultati sono sempre in equilibrio, e tutte le settimane ci sono delle grandi sorprese, perché è un campionato di grandissimo equilibrio. Mister, paradossalmente giocare dopo tre giorni, dopo una sconfitta in questo caso, non è meglio, perché avere una settimana davanti con il peso di questa sconfitta forse vi ha detto un attimino. Sì, no.
è chiaro che ora molto dipenderà dalla nostra capacità di reazione e da come saremo bravi questa rabbia, questa delusione, questo dispiacere, riusciamo a trasformarlo per preparare la partita di Fermo, che è una squadra che nelle ultime due partite ha fatto due vittorie, quindi è una squadra estremamente in salute. Sappiamo che il campo di Fermo è estremamente ostico e difficile per tutti quanti, quindi dobbiamo essere molto bravi a prepararci mentalmente, e penso che se siamo bravi a trasformare questa rabbia, sicuramente la nostra prestazione la possiamo fare. Se invece ci facciamo prendere dalla depressione, allora diventa quasi una montagna difficile da scalare. Il gol di Pinto era in fuorigioco? Il gol di Pinto non l'ho ancora rivisto, quindi non saprei cosa dirti. Ecco, mister, una curiosità, visto che giustamente in questi casi si parla di reazione, spesso si parla di reazione anche per quei giocatori che non giocano, che magari entrano e che hanno pochi minuti per dimostrare di avere dentro qualcosa in più che li ha fatti incavolare per non essere partiti al primo minuto. Niente di tutto questo oggi pomeriggio. Se ti riferisci a qualcuno in particolare, no, è chiaro che tutti quelli che sono entrati, mi sembra, ma no, io ho visto Lombardo entrare molto bene, perché ha effettuato tantissimi cross, cosa che forse solo Lombardo. Ma penso che anche Malotti non sia entrato male, altri sono entrati facendo il competino, forse anche meno, ma quello è chiaro che sono poi i calciatori sono i protagonisti in campo e sono loro con le loro prestazioni che possono far pensare a me di aver sbagliato la formazione. Molto probabilmente qualcuno questo non lo ha capito, oppure non riesce magari a giocare sereno se parte dalla panchina, ma è chiaro che se vedo quel tipo di prestazione poi il minutaggio rischia di essere ancora meno, perché poi le gerarchie, mancano poche partite, in campo ci vanno coloro che sono pronti a battagliare dal primo al 95esimo.